Uno dei primi aspetti da comprendere quando siete per strada è che la luce cambia continuamente. In una situazione come questa, per esempio, voi vedete una luce forte che si apre nella piazzetta qui dietro di me, piazzetta Costantinopoli, e la luce chiusa evidentemente dei vicoli. Ma non cambia soltanto la luce dell'ambiente, cambia anche quella che è la luce di dove proprio noi esponiamo, quindi l'inquadratura che facciamo di volta in volta. Comprendere che la luce cambia continuamente nelle scene di fotografia di strada vuol dire comprendere anche qual è il setup che dobbiamo realizzare per la nostra macchina fotografica. Perché se la luce cambia e cambia in ogni inquadratura, evidentemente noi dobbiamo essere molto rapidi nel cambiare poi l'esposizione a macchina fotografica. Immaginatevi per esempio su una scala mobile che passa da un ambiente buio ad un ambiente luminoso, quanti cambiamenti in termini di stop ci sono solamente in quel frangente. E questa cosa è tanto più forte quando noi materialmente esponiamo, indichiamo con la macchina fotografica, ci orientiamo verso la luce oppure ci orientiamo verso zone di ombra. Allora, proprio per questo motivo io utilizzo gli automatismi, perché gli automatismi mi permettono di essere estremamente più rapido rispetto invece al girare le ghiere, che mi fa perdere solamente tempo e poi in finale non mi fanno portare a casa il risultato. Quindi io utilizzo l'esposizione in AV, in priorità di diaframma, perché so che regolando il diaframma in quella maniera il tempo mi verrà gestito direttamente dalla macchina. Uno degli errori più frequenti che vedo nei fotografi che frequento, che vengono a Napoli Velata, o i corsisti che magari iniziano con me e così via, è quello di considerare le quattro modalità P, priorità di diaframma, priorità di tempi e manuale, come modalità alternativa, e di pensare che nella maggior parte dei casi la loro capacità e la loro bravura c'è proprio nell'utilizzare la macchina in manuale. Ma di fatto io sto usando un esposimetro più o meno, ma non sto usando una capacità di calcolo di una macchina fotografica, e quindi avere macchine fotografiche che costano magari migliaia di euro e non utilizzare invece la capacità di calcolo di una macchina, di un corpo che magari è ultra performante, mi sembra sinceramente un'assurdità. Non solo, da quello che ho potuto vedere sempre le fotografie, quando io utilizzo l'automatismo sono sempre più o meno precise, cosa che invece quando utilizzo una modalità manuale non lo sono. E allora, poiché la fotografia può avere due variabili fondamentali, che è quella della profondità di campo e eventualmente dei tempi, se voglio per esempio dei tempi lunghi, ma è una scelta creativa, le due modalità, apertura di diaframma e tempi, sono due modalità dal mio punto di vista da utilizzare in maniera estremamente precisa. Del resto, considerate che questo strumento, la macchina fotografica, anzi la lente e la macchina fotografica, fanno soltanto due cose: mettono a fuoco ed espongono. Veramente ne fanno tre, cioè memorizzano anche le fotografie. Il secondo concetto fondamentale secondo me quando si sta per strada, quindi per la street photography, è proprio quello di eliminare quanto più possibile variabili. Fotografare vuol dire tenere presente una serie di variabili: la luce, l'esposizione, la messa a fuoco, magari anche variabili che con la fotografia c'entrano poco, quindi proprio sono invece legate al fatto di stare proprio per strada, quindi spostarsi, raggiungere un luogo più che un altro, chiedere delle informazioni, rispondere al telefono, evitare di andare sotto motorini, macchine e così via. Eliminare variabili vuol dire eliminare tutti quegli aspetti inutili e che sono automatizzabili grazie al microprocessore della macchina fotografica,
e stare sicuramente più concentrati sugli aspetti importanti, che da un lato, se per voi è non andare a finire sotto una macchina perché state attraversando, avete la testa sulle nuvole oppure a regolare le ghiere, dall'altro lato un aspetto importante quando fotografate è proprio quello della scelta della scena, della composizione, della compensazione dell'esposizione e così via. Questi sono aspetti cardine che dovete tenere presente sempre come elementi importanti. E allora, se dovete semplificare, dovete considerare che questo oggetto, che è una macchina fotografica, deve diventare a tutti gli effetti un guanto. Quindi voi dovete avere tutti i controlli possibili a portata di mano. Io ho preso una G9 perché ha più o meno 16 funzioni, 16 pulsanti programmabili. Non è per tutte le macchine, diciamo, i modelli più vecchi ne hanno di meno, i modelli più nuovi ne hanno sicuramente di più. Hanno tutta una serie di pulsantini dove trovate scritto FN, che sono pulsanti programmabili, con funzioni programmabili. E questa cosa vi mette nella condizione di poter settare determinate funzioni. Io, per esempio, cosa ho fatto sulla mia? Da un lato ho regolato un pulsante per la regolazione, per esempio, delle modalità di messa a fuoco. Ha una priorità sui volti e sugli occhi, perché ovviamente, stando per strada e facendo fotografia figurativa, in qualche modo ho bisogno che venga subito individuata dalla macchina fotografica la figura umana o il volto che metta a fuoco immediatamente per questo. Come seconda opzione ho lasciato alla macchina la possibilità di gestire l'automatismo, però a volte mi capita, per esempio, di vorrei ragionare su un punto, quindi sul mio F1 ho regolato la modalità di esposizione. Nelle vostre macchine fotografiche vedrete la modalità di messa a fuoco, nelle vostre macchine fotografiche vedrete che ci sarà sicuramente la possibilità di accedere al menu della messa a fuoco. Altra cosa che ho fatto è che, poiché io ragiono che i tre cambiamenti che posso fare sono quelli del diaframma, lavorando in AV, quindi devo regolare il diaframma, ma prima ancora, a seconda delle varie scene, devo regolare gli ISO. Va bene mettere ISO automatici, facendo attenzione se esiste un tempo di sicurezza. Le Fuji e solitamente le Panasonic in ISO automatici offrono la possibilità di dare un tempo minimo. Io ho regolato ad un quarantesimo perché con questa macchina, che è stabilizzata, riesco a scattare anche a un quarantesimo. Però diciamo che per chi non ha questo, per chi non fa la scelta di ISO automatici, non è un problema. La cosa importante è che la macro regolazione che noi dobbiamo fare quando cambiamo scena, quindi quando cambiamo scena dal punto di vista della luce, quando ci sono dei cambiamenti repentini, è l'adattamento degli ISO. Per regolare gli ISO io ho affidato, sempre programmandolo, a questa ghiera la regolazione degli ISO, e questa cosa mi aiuta molto perché io direttamente con il pollice ho la possibilità di regolare gli ISO. Prima regolazione. La seconda regolazione che faccio di solito è quella dei diaframmi. Alcune lenti hanno la ghiera dei diaframmi proprio sulla lente, che è comoda, ma io non la preferisco perché alcune ne hanno, né altre non le hanno. E quindi ho assegnato a questa ghiera, quella che regolo con l'indice, la regolazione del diaframma. Quindi da un lato regolo il diaframma e dall'altro lato, con l'altra ghiera, ho regolato invece la compensazione dell'esposizione. E veniamo un attimo a questo aspetto che per me è fondamentale. Io ragiono, sempre per semplificarmi, su tre modifiche fondamentali. Cambio la scena e, come vi ho detto, devo cambiare gli ISO, ma gli ISO li cambierò una volta, cioè per esempio in questa scena io potrei decidere, considerando la mia lente, di mettere ISO 320, ok, è una modifica che faccio una volta e poi dopo non la faccio più, la rifarò nuovamente quando cambierò la scena, oppure appunto ISO automatici. La seconda regolazione che faccio è quella del diaframma. Io qui potrei decidere di avere un diaframma aperto e quindi non lo cambierò poi tutto quanto il tempo, poi potrei decidere di chiudere leggermente il diaframma per avere un po' più di profondità di campo. Terza scelta è quella che per me è la più importante e che invece faccio su tutte le fotografie, è quella della compensazione dell'esposizione.
perché la luce cambia, la macchina fa un conto e quindi di fatto regola sulla base del diaframma il tempo, ma io potrei decidere di sottoesporre o di sovraesporre. A proposito dell'esposizione, che per me è un fatto fondamentale, diciamo è l'unica cosa che veramente un fotografo deve fare, la settimana prossima, quindi non venerdì questo, ma anzi martedì, ci sarà il video di Master of Black and White proprio sull'esposizione, che è un aspetto che tratterò in maniera, a questo punto voglio dire, iperesaustiva, perché l'arte del fotografo, ricordatevi le mie parole, non è quello di modificare le ghiere per arrivare all'esposizione giusta, ma il fotografo nella realtà cosa fa? Compensa l'esposizione, è l'unico aspetto che realizza, il resto lo affida al suo occhio, alla sua sensibilità e alla sua capacità di trovare delle scene e magari qualche cosa da raccontare. Quindi l'altro aspetto importante di quello che vi dicevo è: su queste tre regolazioni, ISO, diaframma e compensazione, ho assegnato sostanzialmente le tre ghiere. Voi lo potete fare allo stesso modo, perché sicuramente in AB la vostra macchina vi darà la possibilità di modificare il diaframma con una ghiera proveniente quella principale. Poi avrete sicuramente un pulsantino, come in questo caso, che vi mette nella condizione di avere invece la compensazione. E poi per quanto riguarda gli ISO, il discorso è lo stesso: se la vostra macchina ha delle funzioni programmabili che potete richiamare velocemente, tanto di guadagnato. Se la vostra macchina non ha quelle funzioni, vorrà dire dovrete entrare nel menu e andare a modificare. Questa è anche una delle differenze che fa un'attrezzatura professionale da un'attrezzatura non professionale. Ovviamente c'è una maggiore programmazione. Poi io ho una serie di pulsanti, altri pulsanti. Uno che mi è molto comodo, che è questo, mi auguro che riusciate a vederlo. Ok, io ho regolato otturatore manuale ed otturatore elettronico. Veramente, più che otturatore elettronico, ho regolato la funzione silenziosa. Perché in molte scene, immaginiamo per esempio della metropolitana, proprio all'interno di un treno, dove dovete essere invisibili, mettete la modalità silenziosa e quando scattate non si sente nessun click particolare. Quindi mettere l'otturatore elettronico in alcuni casi è fondamentale. Io lo faccio attraverso un pulsante che ho attivato. Poi ci sono le funzioni specifiche della macchina. Una, per esempio, che ha questo è di mettere a fuoco il primo soggetto vicino o in profondità. Ed è una funzione che trovo molto comoda e molto rapida. L'ho assegnata a questo pulsante, quindi a un pulsante che è qui, che mi offre la possibilità di, schiacciandolo, di cambiare il soggetto che voglio andare ad individuare. Ma diciamo, questa stessa cosa la si può fare in tanti modi. Sulle nuove macchine fotografiche di solito la si fa direttamente dal display, quindi toccando un punto del display, e la macchina fotografica, il live view della macchina fotografica, metterà a fuoco in quella zona che avete individuato. È ovvio che se ho la possibilità di utilizzare l'automatizzazione lo farò, altrimenti apro il display, inquadro nel mirino e poi con il pollice gestisco tipo joystick il punto dove voglio mettere a fuoco. Questa è un'altra funzione fondamentale. Altri setup, ci sono quelli che faccio fondamentalmente a casa, a parte, va bene, la formattazione. Io ho un'unica modalità di scatto, che è quella in RAW, che non cambio mai, ovviamente, e poi, e lo vedremo in quello dell'esposizione la prossima settimana, e poi io regolo l'esposizione, faccio in maniera tale che ci sia l'esposizione non spot, perché sarei anche in quel caso troppo lento, cioè dovrei mettere a fuoco, inquadrare in un punto, prendere l'esposizione in quel punto, ricomporre la scena e poi dopo trovarmi nella situazione di dover scattare. Anche questa è una complicazione. Io preferisco molto di più invece lavorare su tutto il frame, quindi lavorare diciamo in matrix o una media valutativa, comunque su tutto il frame,
e darà comunque una priorità in qualche maniera all'area di messa a fuoco, comunque, perché le macchine così fanno, ma lavorare tutto il frame e poi rispetto all'intero frame andare a compensare per la luce. Ma ripeto, questa cosa è una cosa che vedremo successivamente. Allora, per ricapitolare, perché così cerco di essere rapido, in un minuto darvi la sintesi di tutto, che cosa faccio? Metto in AV, mi assegno tre pulsanti, uno agli ISO, una ghiera agli ISO, che è così la cosa più rapida, un'altra ghiera ai diaframmi e un'altra ghiera alla compensazione dell'esposizione, per fare in maniera tale che pollice e indice sono sufficienti per darmi tutte le regolazioni che devo dare. Cerco di utilizzare quanto più possibile la messa a fuoco della macchina automatica, perché è un ulteriore elemento sul quale mi voglio complicare la vita. E poi ho una serie di funzioni di comodità che non sono indispensabili, non è detto che la vostra macchina fotografica le abbia, come appunto l'otturatore elettronico, che sicuramente l'avrà, ma dovrete capire come attivarlo, e poi delle funzioni specifiche come per esempio quella della messa a fuoco in primo piano, in secondo piano, che è una cosa particolare. Allora, questo mi permette di ragionare in maniera quanto più semplice possibile su quello che è il setup della mia macchina. È ovvio che poi, se si parla di setup, si parla di una serie di altre cose complementari. Per me tutto quanto perfetto, ma se finiscono le batterie, finiscono, e quindi rientra in qualche maniera anche nel setup il fatto di portare qualche batteria in più o una power bank. Quindi io preparo la macchina al fatto di fare una sessione intensiva, oppure portare per esempio le lenti giuste, e qui vi invito ad andare a vedere il mio video su il mio corredo, quindi le lenti da utilizzare nella street photography, e comunque il consiglio è quello di cercare di limitare il più possibile i cambi di ottica, perché il sensore si sporca, è sempre un casino. Quindi io preferisco mettere una lente, per esempio in questo caso il 16 mm, lasciarla così e non andarla a toccare più di tanto. E poi, cosa fondamentale, sempre per il setup della macchina come aspetto complementare, è quello di come la teniamo. Io utilizzo una Simil Black Rapid, perché la Black Rapid costa circa 150 euro, costa molto, mentre invece su Amazon voi riuscite a trovare una serie di cinghie come questa, che vi mettono nella condizione di reggere la macchina e di non scaricarla al collo, ma di scaricarla sulla spalla, cosa per me fondamentale. Però diciamo, anche qui rientra tutto quanto nella vostra comodità. Ragionate sempre che tutti i setup che voi fate rientrano sempre nell'ambito di quello che è l'ambiente circostante. Cioè, se voi siete per strada dovete stare comodi. Comodi vuol dire sneakers, vuol dire avere giacche leggere, avere uno zaino che magari vi offre la possibilità di avere una bottiglia d'acqua. Quindi stare comodi rispetto alla macchina fotografica, che deve essere presa rapidamente, accesa al volo e messo in condizione di fotografare subito. Per fare questo scegliete la cinghia che vi mette nella condizione di maggiore comodità. Alcuni, e anche io lo farei sulle piccole, per esempio, possono fare una scelta di avere la cinghia che fascia la mano e quindi di tenerla direttamente agganciata alla mano, però anche lì c'è un problema di comodità, nel senso che sono perfette, ma bisogna trovare il tipo e il modello giusto, quindi bisogna fare un po' di prove. Allora, il setup della macchina è fondamentale ed è la prima cosa quando ci sono gli eventi tipo Napoli Velata, tipo i corsi, è la prima cosa alla quale faccio riferimento. Allora, sarà molto importante il video che seguirà questo proprio sull'esposizione, perché è una cosa che volevo fare da tanto tempo e rientra nel black and white, nel master of black and white, ma fondamentalmente va bene ovviamente per tutti i tipi di fotografia, quindi anche a colori, ed è assolutamente da vedere, perché io mi aggancerò in qualche maniera al setup della macchina per la street e comprenderete quanto effettivamente sia fondamentale l'esposizione. Io ritengo la fotografia sia fatta di composizione e di contenuti, ma l'elemento che anticipa tutto è sempre l'esposizione, che è a prescindere, cioè l'esposizione deve essere fatta bene.
quindi seguite il prossimo video al quale sto lavorando, perché vedrete che effettivamente la vostra esposizione migliorerà nettamente. Ciao fotografi, non vi chiamo più amici, vi chiamo fotografi, siete sempre amici, ma preferisco più fotografi, perché tutti voi che mi seguite nell'animo siete effettivamente fotografi, anche se fate gli avvocati, gli ingegneri, gli operai, i falegnami, siete fotografi. E allora vi saluto, ciao fotografi.